Da Radio Catania, Radia Parole in Libertà, il programma degli studenti della provincia di Catania. In studio Luca Allegra e Carmelo Sfogliano. È un'interferenza irriverente, febbricitante ed ardita di Darden Dinamo. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Catania per questa nona puntata di Radia Parole in Libertà, programma indirizzato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Catania, come ogni martedì in compagnia di Luca Allegra che vi parla e vi saluta, di Carmelo Sfogliano. Buonasera Carmelo. Buonasera Luca, buonasera ascoltatori. Oggi una puntata ricca, cominceremo parlando di una scuola di Catania, l'Istituto Duca degli Abruzzi, il Nautico. Avremo tra un po' in collegamento un rappresentante di istituto, poi avremo nel corso della puntata di oggi una presenza in studio, sarà con noi Lorenzo Scandura dei Criminal Eight, musicista che ci racconterà la sua esperienza. Quindi parleremo con Antonio Rapisarda, con lui parleremo di giornalismo, lui è un giornalista di Fare Futuro che è già stato nostro ospite in passato, e poi chiuderemo la nostra puntata con Marino, il nostro solito spazio, diciamo appunto, con Marino. Ricordiamo intanto, Carmelo, prima di collegarci con il rappresentante istituto del Nautico Gaetano Maccarone, qualcosa che ci riguarda da vicino. Sì, perché si parla del corso per conduttore radiofonico che ha avuto già inizio dal 24 aprile, che sta continuando all'Associazione Culturale Darden. Per chi ne volesse sapere qualcosa in più può chiamare, cioè può contattarci tramite l'SMS line al 346 95 45 032. Ricordiamo anche che sono i giorni, questo è il concorso per band musicali, sabato 16 maggio infatti alle 22 all'Associazione Culturale Darden in via San Gaetano 22 comincia questo concorso di band musicali. Sono anche possibili le ultimissime adesioni per chi volesse, come detto, e potete indirizzare, se lo volete, il vostro materiale presso la Associazione Culturale Darden in via San Gaetano 22, eventualmente anche inviare materiale all'email radiact@libero.it. Direi di cominciare a parlare proprio dell'Istituto Nautico Duca degli Abruzzi. Dovremmo avere già collegato con noi il primo rappresentante di istituto, Gaetano Maccarone. Buonasera Gaetano. Buonasera. Allora, intanto presentaci un po' questo istituto, dove si trova e quali sono le caratteristiche dell'Istituto Nautico. Allora, si trova in via Alerta della Lagona, nella zona di Ognina, Catania. Abbiamo due indirizzi, due sbocchi per il lavoro. Uno è per quanto concerne, diciamo, i trasporti marittimi nelle navi mercantili e anche nelle navi passeggeri, mentre una per quanto concerne, diciamo, gli impianti motori, gli apparati delle navi. Quali sono le condizioni della tua scuola? Le condizioni della scuola attualmente sono, da quando quello che ha detto la provincia, buone. Si può stare tranquillamente a scuola, non ci sono pericoli, non ci sono problemi per quanto riguarda la struttura. Ci siamo fatti sentire nei mesi scorsi alla provincia. Ci hanno rassicurato su questo punto di vista. Senti, il vostro istituto nautico quindi presuppone anche un contatto con esperienze evidentemente extra scuola, nel senso che suppongo, certo, e vorrei che tu ci raccontassi proprio questo, che voi fate anche delle attività al di fuori dei banchi. Ci racconti in che cosa vertono? Noi facciamo delle attività extracurriculari che praticamente spaziano in tanti temi. Per esempio abbiamo il corso di fotografia che è già in atto, che dovrebbe sfociare adesso in questa fine settimana, che facciamo delle foto, diciamo, sul mare e poi le commentiamo attraverso degli esperti, e poi c'è alla fine anche un concorso dove la migliore fotografia vince questo concorso. Invece anche altri progetti che riguardano il mare, proprio il mare come attività future di lavoro, prospettive future di lavoro. Facciamo adesso anche degli altri stage. Si partirà sabato con delle navi mercantili e gli alunni più promettenti dell'istituto avranno a disposizione questa settimana per capire realmente cos'è il mare, cos'è il lavoro in mare, nelle navi. Gaetano, tu sei un rappresentante istituto, quali sono i risultati ottenuti all'interno del comitato studentesco e quanto influisce la voce studentesca al consiglio d'istituto? Ma influisce molto, perché il consiglio d'istituto, noi, il nostro voto, il voto dei rappresentanti d'istituto vale quanto quello di un preside, quanto quello di un professore, e quindi abbiamo molta voce in capitolo e ci facciamo sentire spesso.
Senti Gaetano, volevo chiederti un'altra cosa importante relativamente all'innovazione tecnologica. Ecco, la tua scuola a che punto è su questo ambito? Cioè offre dei servizi tecnologicamente avanzati per le attività disciplinari? Beh, questo fino ad oggi non troppo, però negli ultimi consigli di istituto si è parlato molto di vari laboratori che dovrebbero essere avviati per l'anno prossimo e abbiamo votato tutti a favore, quindi adesso si aprirà il laboratorio linguistico e il laboratorio di chimica con tutti gli strumenti avanzati. Perfetto, noi ringraziamo Gaetano Maccarone che ci ha offerto questo quadro importante dell'Istituto Nautico Duca degli Abruzzi. Grazie Gaetano. Grazie a voi, buonasera. Buona serata e torniamo tra poco per parlare di musica. Avremo tra pochissimo con Lorenzo Scandurra dei Criminal 8, a tra poco.